La crisi economica scatenata dalla pandemia da coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla produzione nazionale. Quest'anno, secondo le stime degli esperti, l'Italia produrrà tra i 46 e i 48 milioni di ettolitri di vino. La vendemmia è una delle fasi più interessanti del processo vitivinicolo. È un'attività faticosa, particolarmente legata alle condizioni atmosferiche, ma che presenta sempre il suo fascino. Grazie alla siccità e alle alte temperature, nelle Marche la vendemmia è iniziata ad agosto, circa 2 settimane in anticipo rispetto allo scorso anno. A fare il punto è Tommaso Di Sante, presidente provinciale di Coldiretti. Allora, ottime qualità, perché di fatto la quantità penso che sia sulla falsariga dell'anno scorso, però ancora siamo in fase di vendemmia. A livello qualitativo abbiamo buoni, soprattutto per i bianchi, abbiamo buone acidità e a livello di profumi primari ottimi risultati in cantina, e presto dirlo, ancora siamo in fase di fermentazione, però già ci sono degli ottimi sentori. Il Covid ha influito sulla produzione? No, nella nostra zona probabilmente no, in altre zone molto di più, perché l'assunzione di manodopera è chiaro che è stata problematica. Forse nelle nostre zone causa Covid c'è stata più domanda di raccoglitori, anche italiani di una certa età, e quindi questo è un segnale magari non positivo, perché di fatto anche in altri settori probabilmente non si sta andando molto bene. E sull'argomento Coldiretti aveva previsto anche dei voucher? Sì, diciamo che in passato avevamo la possibilità di fare assunzioni con i voucher, che è chiaro, quando si parla di sburocratizzazione e di agilità per le imprese, è chiaro che era uno strumento fondamentale che non è stato riproposto dalla parte ministeriale nazionale, e quindi di fatto anche per le assunzioni di una settimana o di 3 giorni bisogna fare tutta la pratica e l'iter con costi, visite mediche e quant'altro, quindi con oneri per le imprese. Siete al lavoro anche in queste ore? Siamo al lavoro anche in queste ore, qui non si dorme in questi giorni, è una fase fondamentale, stiamo ancora pressando le uve e quindi ci diamo gli in bocca al lupo per poi brindare insieme a un ottimo 2021.